Non potevamo non cominciare a parlare dell'area metropolitana se non intervistando un amico di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, che ha avuto deleghe importanti. Ecco come ci si vede in questa nuova veste innanzitutto. Grazie Enzo per avermi dato questa opportunità, è per me un momento importante di gioia che mi chiama ad un impegno grande, che è un impegno rivolto ad una comunità più vasta, senza dimenticare chiaramente il mio territorio per il quale continuerò a prestare servizio. Le deleghe che il sindaco De Caro ha voluto affidarmi sono in piena sintonia con quello che è stato il mio percorso associazionistico, il mio percorso professionale di formazione professionale e quindi sono contento per questo, sono contento perché finalmente è arrivato il momento di mettere a frutto il bagaglio coltivato in questi anni, Una partendo domanda sorge spontanea, però abbiamo idea di che cos'è quest'area metropolitana e quali sono gli sviluppi futuri che ci possono essere in termini positivi, in termini concreti, in termini di interventi infrastrutturali, eccetera. Trattandosi di un nuovo ente, è chiaro che tanti aspetti, come saprai bene, sono ancora in corso di definizione. Se saranno sfruttate le opportunità offerte alle città metropolitane e richiamate per alcuni versi dalla legge 56 del 2014, io credo che sarà un importante momento di crescita per questi 41 comuni e per questa comunità allargata. Andiamo un attimo a Berlino, c'è questo premio che Rutigliano da anni porta lì, ma molta gente lo reclama, compreso il consigliere comunale Giampaolo che ha rilasciato un'intervista molto polemica ai nostri microfoni, perché non farli qui, non farli venire qui, non valorizzare le imprese nostre qui, facendo vedere chi siamo e che cosa facciamo? Ma Berlino sicuramente è un'importante vetrina internazionale, non posso però smentire quelle che sono state le idee che ho sempre avuto anche nei passati 5 anni quando rivestivo il ruolo di consigliere comunale. Sono convinto e credo che le affermazioni e le idee poste in evidenza dal consigliere Giampaolo siano di tutto rispetto perché ritengo anch'io che sia importante riportare questa premiazione, riportare questo premio nella cornice locale, nella cornice nella città metropolitana regionale, dando anche una visibilità internazionale, sfruttando quelli che possono essere i canali di comunicazione e di conoscenza a livello un po' più ampio e quindi a livello internazionale. Quindi d'accordo con l'idea di riportare qui questo premio. Il 14 febbraio il TAR si dovrebbe esprimere sul ricorso fatto per quanto riguarda le ultime elezioni amministrative. Hai notizie fresche? Ma notizie fresche no, da quello che viene fuori dalle notizie che abbiamo ricevuto dai nostri avvocati, pare che quelli che erano le schede da noi fatte rilevare siano state effettivamente ritrovate, quindi siano state effettivamente assegnate al candidato Altieri. Aspettiamo la fine dello spoglio, aspettiamo l'esito e la decisione finale del TAR. Grazie, buon lavoro, siamo a tua disposizione con questa Web TV, con il profilo su Facebook, il nostro giornale, perché tanta gente possa capire meglio la politica e le istituzioni. Grazie e anch'io, è chiaro, sono a vostra completa disposizione e a dis completa disposizione di tutti i rutilianesi che sanno quando e dove trovarmi. Grazie.